Professore di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla Luis Guido Carli di Roma, collaboratore di prestigiose riviste internazionali, editorialista del Sole 24 Ore, autore di saggi, docente con esperienze in numerose università americane e nord-europee. Parliamo di Sergio Fabbrini, che in qualità di collaboratore del magazine Eutopia, venerdì 10 ottobre alle ore 10 ha incontrato alla Sala Aldo Moro dell'Università di Bari studenti e cittadini per il terzo e ultimo appuntamento di A Scuola d'Europa, l'iniziativa promossa dall'Istituto Marco Polo di Bari e dalla casa editrice La Terza. Dopo i risultati delle recenti politiche europee, Fabbrini ha condotto un'acuta analisi delle faglie che minano e rischiano di compromettere il cammino dell'Unione Europea. All'incontro hanno preso parte anche Ennio Trigiani, docente dell'Università di Bari, e Alessandro La Terza. Eduweb TV ha intervistato i protagonisti della manifestazione. Un'Europa che sembra marciare in più direzioni, bisogna preoccuparsi o, come dice lei, bisogna prenderne atto e adottare soluzioni diverse? Ma bisogna assolutamente prenderne atto, bisogna capire come mai l'Europa è arrivata a questa situazione. L'Europa è un esperimento formidabile di tenere insieme paesi diversi, con storie diverse, con un fine esclusivo, quello di creare la pace in questo continente. Però oggi l'Europa deve affrontare sfide ancora più rilevanti e quella spinta iniziale non è più sufficiente. Deve affrontare la sfida, cioè, di dare alla gestione degli affari economici e di quelli politici un'identità più forte, ha bisogno di un'organizzazione politica più avanzata, ed è evidente che se andiamo in questa direzione non tutti i paesi sono disposti a entrare nel progetto. Cosa facciamo se non tutti i paesi vogliono entrare in questo progetto? Ci sarà un'Europa senza se e senza ma, oppure ci saranno alcuni problemi? Beh, i problemi tanti. L'Europa senza se e senza ma è stata a suo tempo, quando eravamo più a ridosso della fine della Seconda Guerra Mondiale, il valore della pace era un valore inestimabile e condiviso da tutti. Oggi si è un po' allontanato, anche se la pace non è mai una conquista irreversibile. Oggi i problemi sono tanti, i paesi sono tanti, gli interessi in gioco altrettanti, quindi bisogna ipotizzare che alla fine si faccia chiarezza. Io sono per l'Europa più velocità, i paesi che siano più ponti, partendo da nemmeno tutti quelli dell'Eurozona, a approfondire l'integrazione, finalmente con integrazione politica possono andare avanti, gli altri per ora si fermano all'integrazione economica, ma bisogna fare delle scelte fondamentali, non è più il tempo di attendere, se no l'Europa non sarà più capita dai cittadini. Time, I don't know how to lay bare my feelings now. Teardrops falling on the town, I'm afraid to drown.